Questo è un progetto per l'emancipazione delle donne che subiscono violenza all'interno, diciamo, del contesto familiare e che sono anche ristrette in carcere, perché molte volte le pene che loro espiano sono spesso legate al contesto familiare. Capita molto spesso che magari loro non hanno commesso nessun reato, ma che stanno espiando quelli del marito. Si intitola Ricomincio da dentro e il progetto a sostegno delle donne detenute negli istituti penitenziari di Poggioreale e Pozzuoli che hanno alle spalle storie di violenza. Per loro sono previsti percorsi di ascolto e orientamento professionale finalizzati a restituire autostima e fiducia con l'attivazione di gruppi di auto mutuo aiuto che coinvolgono direttamente anche gli operatori penitenziari. È un supporto che viene offerto alle detenute, alle donne detenute e alle trans detenute. Sono persone che tendenzialmente, nonostante abbiano avuto un'esperienza di carcerazione che è dovuta probabilmente all'aver compiuto reati penali, hanno però un vissuto anche di violenza, di abusi, dovuti anche alla loro differenza di genere. Sono 170 le donne attualmente detenute nel carcere femminile di Pozzuoli con esperienze di violenza per le quali è difficile trovare ascolto. Una ventina le transessuali rinchiuse nei penitenziari maschili di Poggioreale e Secondigliano in condizioni di isolamento e senza accesso ad attività e servizi adeguati ai loro bisogni. Al centro dell'attenzione ci sono le trans del carcere di Poggioreale e ci sono le donne del carcere femminile di Pozzuoli. Anche rispetto a questo dato, le trans da noi, diciamo, vengono protette, hanno dei problemi anche sanitari, ormonali, c'è ancora un retaggio culturale, sociale, organizzativo molto negativo. Invece, cosa diversa è nel carcere femminile di Pozzuoli. Lì, diciamo, una vita di coloro che sono donne vogliono essere maschi e tutelata, c'è una convivenza normale, pacifica, insomma. L'iniziativa, che si concluderà con la partecipazione a tirocini formativi anche per le immigrate, vede protagonisti il Comune, il Garante regionale dei detenuti, il Provveditorato alle carceri della Campania, la Cooperativa Lazzarelle e l'Associazione Napoletana Transessuali. Questo progetto consente, grazie anche all'amministrazione penitenziaria, al Garante dei detenuti, di entrare in carcere, di intercettare da operatori sociali, quindi abbattendo anche la diffidenza che c'è verso le strutture istituzionali carcerarie da parte delle detenute, di entrare in contatto quindi con degli operatori, con delle operatrici che possano sostenere le donne nel ripercorrere il loro percorso di violenza, nel definirlo e nel poterlo superare in maniera attiva, e garantisce anche per 20 detenute la possibilità di usufruire di tirocini formativi e borse lavoro che possano consentire una fuoriuscita dal carcere che sia di reale inclusione sociale nel territorio.